Branca, branca, branca! Leon, Leon, Leon! Boom! Questo ragazzo della via blu si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse: vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando: amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città, la troverai le cose che non hai avuto qui. Disgraziato, farabuto, adesso ti presenti, eh? Il comendator Ferrari mi ha telefonato per dirmi che eri partito da Maranello stamattina presto. Comendatore, lasci che le spieghi. No, te lo spiego io invece. Tu sei andato in giro a far baluscia col mio Ferrari. Ma io ti pago per curarla e nutrirla come un fiolè, la mia macchinetta, non per farci bamba, te capì? Ma veramente, comendatore, io sono tornato a Maranello perché ho bucato. E siccome il signorino Luca si è venduto e la ruota di scorta e la radio... Vabbè, se c'è un figlio balordo sono fatti miei, chiaro? Vabbè, per oggi puoi anche andare. Ma domani mattina ti voglio qui alle 8, che devi accompagnare la signora dal Callista. Come dal Callista? Scusi, commendatore, ma veramente io dall'altro ieri sarei in ferie. In ferie? L'autista del mio povero papà è andato in ferie solo dopo averlo accompagnato al cimitero. Eh già, ma i tempi cambiano. E dov'è che vai a villeggiare? All'idroscalo? No, se lei permette, commendatore, quest'anno avrei deciso di fermarmi qui al forte. Sai, perché mi hanno detto che fa molto in, allora mi fermo. Maria! L'anno che viene si cambia posto di villeggiatura! Non me lo dica, mi lasci indovinare. Anche qui tutto pieno, eh? Mm-hmm. Carissimo, sei arrivato finalmente! Chi è? Che ti dicevo, Ingrid? Questo è l'amico di cui ti parlavo. Te l'avevo detto che potevi fermarti da me finché non arrivava il mio ex compagno di banco. Vogliamo salire in camera? So, vogliamo salire? Come ti avevo scritto, la camera è per due, ma non ti preoccupare, Ingrid sta partendo. È vero, Ingrid, che parti? Parti? La straniera è come il pesce, dopo tre giorni puzza. Vabbè, oe, la camera anche se per due... Auf Wiedersehen, meine Liebe. Scrivimi, mi raccomando. Sai, ci terrei a mantenere un rapporto. È carino, eh? Bello, proprio... Grazie. Sai qual è il guaio delle strangers? Mm. Che si attaccano come cozze. Mm. Questa qui dopo un giorno già parlava d'amore, di matrimonio, di bambini. Incredibile, eh? Beh, io sarei Fulvio. Io sarei Umberto, piacere. Bene, Umberto. No, mi raccomando, Umberto senza la M. Bene, Umberto senza la M, è stato un piacere conoscerti. Anche per me, davvero. Ti offro un caffè. Veramente, senti, avrei pensato una cosa. Cosa ne diresti di dividere la stanzuccia io e te, eh? Siccome io non potrei mai innamorarmi di te, non ti chiederei mai di sposarmi. Bella idea, eh? No, dico, ma tu sei proprio matto. Perché? Non hai né i capelli biondi e né qualcos'altro. Hai ragione. No, no, c'hai ragione. Ingrid! Ora? Russi quando dormi? Mai russato in vita mia, scherzi. I piedi? Cos'hanno? Te li lavi? Tu? Sì, allora anch'io, ma che domanda è? Ok, socio. Oh. Sono 1200 a cranio per la stanza. Ma fatti chiari, quando vedi uno straccio rosso attaccato alla finestra, gira al largo, lavori in corso. Scherzi, non c'è problema, non mi permetterai, per me. Senti, a proposito, la... situazione sbarbate com'è? Ricche? Molto, molto. A me dei soldi non mi importa niente, a me basta che ci stanno. Beh, allora sei un pirla, andavi a Ostia che risparmiavi. No, devi metterti in testa che qui le donne non sono donne, sono casseforti!